Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com, passate nel link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18 e sono qua ragazzi tornato con il draft dei youtubers. Praticamente mi sono fatto mandare, come ben sapete conoscete già questo tipologia di video, praticamente mi sono fatto mandare un numero da 1 a 5 da ogni youtubers presente che andrò a elencare. Allora, mi hanno mandato i numeri ragazzi e io secondo me non so se sono messi d'accordo, ma non lo so manco io, guarda, perché raga è impossibile, ho mandato a differenza di un po' di minuti e il messaggio mi scrive il numero da 1 a 5 e raga vi dico la verità, quasi tutti hanno scelto il numero 4. Non so per quale motivo, cioè o gli piace o so pezzi di fango perché prevedono il futuro e sanno che sul numero 4 non ci sarà un cazzo, perché raga è veramente impossibile. Comunque io vado a iniziare ragazzi scegliendo il modulo, poi tutto il resto facciamo scegliere ovviamente ai ragazzi che mi hanno dato i numeri. Io mi prendo come modulo che potrebbe interessarmi, l'unico è questo qua, il 4-3 falso 9. Allora iniziamo dal nostro bel sasciolino che mi ha detto di prendere il numero. Ragazzi questo vale il capitano, quindi ve lo dico. Eccolo qua, io ho detto mi dice il numero da 1 a 5 please e mi dice il numero 3. Quindi ve lo faccio vedere, eccolo qua ragazzi, numero 3 da parte di Anima. Quindi non è un vocale purtroppo, però vediamo un attimo quello che esce fuori. Speriamo bene ragazzi, una bella icon, qualcosa di buono. Ok, ci esce il Prugnetta, ci esce il Prugnetta, ci esce ragazzi, veramente molto interessante. Quindi bravo Anima. Sodin mi manda un vocale, eccolo qua. Dico il numero 4. Dai, secondo me peschi Rolando. Allora, ci dà il numero 4, quindi proviamo la D, ragazzi. Ok, ci è, madonna. C'è di quasi, a portarmi sfiga, comunque. Prendiamo Aluco, qua, o come cacchio si chiama. Vediamo un attimo ancora di proseguire. Speriamo meglio, ragazzi, con Vegas, che ci dà il numero. Vediamo un attimo. Ci dice anche lui, numero 4 per il futuro, ma invece è fatto in tempo. Quindi ci prendiamo la T, ragazzi, con il numero 4. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4! Bella Giuseppe, ci fa prendere Higuain ragazzi, Patu Glory, quindi molto buono. Andiamo ancora con Justron invece, ci dice lui il numero 3, quindi andiamo con la S, tutto in mano di Ron, con l'numero 3 con la faccina. Vediamo un attimo ragazzi, incrociamo le dita, un bel Ronaldo, ci esce fuori un Coutinho, 86. Andiamo invece con Stepney ragazzi, Stepney invece ci dà il numero 4, ve lo faccio vedere, eccolo qua, numero 4 da parte di Stepney. Ci andiamo a prendere il centrocampista, vediamo un po'. Ok, Paulinho, bene, ci fa triple intesa con Coutinho. Bomber Gabbo di Squared ci dà anche lui ragazzi il numero 4, quindi prontissimi con il CDC. Vediamo un bel Casemiro. No, Souza, ci dà Souza che fa intesa che è brasiliano, va bene. Andiamo con il terzino sinistro, Dexter, ci dà anche lui il numero 4, pare si sono messi d'accordo, eccolo qua ragazzi, dice bella Simo, numero 4. Quindi andiamo con TS ed esce fuori un bel Roberto Carlos. No, ma esce fuori un Grimaldo ci potrebbe servire abbastanza. E ce lo dice Dread, niente da fare anche lui ragazzi, ci dà il numero 4, eccolo qua. Quindi andiamo con DC sinistro. Ci esce fuori un TT che non è malissimo, non è malissimo, dai. Andiamo con Jumpitech, ragazzi, colui che non sa neanche che cos'è FIFA, però ci dà il numero 3. Quindi si distingue dalla massa, diciamo, solo con Anima. E con Ron, numero 3, ci esce fuori Ginter. Mentre andiamo con Brazzo, che ci manda un audio, finalmente. Allora, giocheregno numero 3, che è sempre quello fortunato, il numero perfetto. Speriamo, Brazzo ci dà il numero 3, signori, vediamo. Lichsteiner, insomma, numero perfetto. Diamo questo compito a Murri e anche lui, ragazzi, ci dà il numero 4. Eccolo qua, anche lui numero 4. Quindi andiamo con il portiere, incrociamo le dita. Esce fuori un Mandanda. Mazza, ragazzi, veramente una bella sfiga per noi. L'ultimo, ragazzi, che mi ha risposto è Mike Scioscia. Vediamo un pochettino Mike Scioscia che numero ci dà. Numero 4. Niente, anche lui numero 4, tutti fissati con il numero 4. Ci esce fuori un Ribery. Ribery va benissimo. Va bene Mike. Va bene Mike. Qui ragazzi io direi di andare a completare tutto casualmente. Se ci serve qualche giocatore lo andiamo a prendere, altrimenti no. Ok, non ci esce nulla di granché ragazzi a livello sproporzionato, di quelli incredibili, giganteschi. Ma ragazzi ovviamente qualche cosetta la possiamo inserire, giusto per un pochettino l'intesa, per migliorare un pochettino. Quindi un Di Maria, facciamo il cambio in questo modo, perché sennò qua ragazzi non vinciamo neanche mezza partita, ve lo dico proprio chiaramente. Ribery lo teniamo al posto di Lichsteiner. Abbiamo anche un Mané che potrebbe essere interessante, ma momentaneamente lo teniamo.
Marez idem. Giochiamo così, vediamo un attimo l'allenatore. Ovviamente una squadra abbastanza decente. Ci prendiamo Liga Santander 79, ci porta a 79. E sì, dai, prendiamoci lui, raga, che ci porta a 86-79. La squadra fa abbastanza cagicchiare. Dobbiamo giusto solo puntare al nostro Higuain o oppure a Di Maria. Quindi andiamo a giocare. Grazie comunque, ragazzi, mi avete fatto prendere un draft veramente un po' di cacca, eh. Potevate un po' sforzarvi meglio, tutti con numero 4, numero 3. Nessuno mi ha detto il 2, numero 1, numero 5. Tutti così, numero 3 e 4. Maledetti, mi avete portato Iella. Ok, ragazzi, andiamo a giocare la nostra prima partita. Vediamo questo bel full team di incredibili giocatori, ragazzi, con Messi a TT, veramente devastante. Cristiano Ronaldo, Özil, Bonucci. Bella squadra, ragazzi, veramente una bella squadra. Noi non so cosa vogliamo inventarci con questo team, ma ci proverò fino alla fine. Vediamo che si parte subito. Calcio inizio da parte del nostro avversario. Già gli stavo levando il pallonzio. E te lo levo. E questo vogliamo noi. Questo gioco vogliamo noi. Bello, cattivo. Un gioco cattivo. Guarda il pipita. Guarda le pipita! Mamma mia! Madonna! 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 Higuain, torna da dove sei venuto, pezzo di merda! Oddio! Che si è inventato qua Rakitic? Cosa si è inventato Rakitic? Si gira al volo sotto le gambe, ragazzi! E purghiamo l'avversario! 1-0, una sforbiciata di Rakitic al volo. Non lo so che cazzo ha fatto, raga. Si è inventato un gol assurdo. Primo tempo termina 1-0 per noi, ragazzuoli. Quindi partita molto combattuta, molto sudata. Solamente un gol che si è inventato Rakitic, o qualcosa di criminale proprio come gol. Ma ragazzi, giochiamo il secondo tempo e vediamo cosa e come si prospetta. Bravo. Bravo, va bene. Va bene, va bene. Dai così a Spiligueta. Parti per Walker. Ancora Walker per Di Maria. Agnello Di Maria. Agnello Di Maria. E c'è ancora lui. E non ha tirato lo schifoso. No! Uomano Cree! No! Ma vaffanculo! Che gol! Che gol, ragazzi! Ci prova a giocherino dalla distanza! Un missile! Tiriamo un missile! Una saetta! Rage quit all'avversario! Vittoria 2-0 per noi! Prima partita stravinta! Veramente molto bella! E andiamo con la seconda partita! Madonna, che gol! Due gol veramente mostruosi! Siamo, ragazzi, secondo avversario! Ma io già sono contentissimo di aver vinto la prima partita! Anche perché mi sa che non ci saranno altre vittorie! Perché qua, ragazzi, abbiamo una squadra veramente molto bella e potente, con Ronaldo, Higuain, Dybala, Nainggolan, Modric, Koulibaly, Bonucci. Una squadra devastante, ma noi, ragazzi, abbiamo vinto la prima partita con due gol veramente molto molto belli. Diamo il calcio d'inizio con questa seconda partita. Si parte subito cattivi. Subito così, raga. Ancora cattivi. Mamma mia, giocherigno. Con una cattiveria incredibile nel corpo. Fallo, fallo, fallo per noi, subito. Dasci tutto il fallo quotidiano e rimetti a noi, che adesso ti faccio un gol della Madonna, guarda, raga, ci provo. Centralissima, ma almeno in porta ci è arrivata, l'importante è quello. Bello, 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 bello. Questa l'ho vista proprio, pam, attaccato lì alle chiappe. E subito, ragazzi, 1-0 per l'avversario, ma noi non dimordiamo. Qui il Pipitozzi Higuain ci ha purgato. Ma amico mio, cercherò di fartela sudare il più possibile sta partita. Spalla a spalla con CR7. Spalla a spalla con lui. Cambio di gioco. Capirai. Poi Ronaldo come la prende, la prende, ragazzi. 2-0 e si festeggia qua. C'è con me? A stronzo. Ma aspetti, io mo t'aspetto pure. A pezzo le fango. Ma che me stanno a reggio? Oh, levatevi perché me stanno a reggio. A pezzo le merda. C'hai con me, ce l'hai. Ce l'hai con me, ce l'hai. Tu non sai che cacchio c'è davanti. Giocherigno dentro il distruttore. Magari va, date sta palla pure a me, mi fate il favore, eh. Vorrei giocare pure. Ma che buona. Ma che buona. Ce l'ha toccata Perin. Merdoso. Era un'azione fantastica. Poteva essere un 2-1 criminale proprio. Ma che me si inventiamo qua. E olè. Sale il difensore.
E noi prendiamo Lugollon 3-0. Ha una squadra troppo superiore alla nostra, ragazzi. Ma proprio troppo. Mamma mia, 3-1. 3-1, ragazzi. Sono stato un attimo zitto perché mi dovevo da concentrare. Me lo facciamo segnare. Dio. Ma chi c'ha in porta? Gesù, non è Perin quello. E da... Oh, vabbè, ma in porta c'è Gesù, bambino. Mamma mia, come t'ho inculato. Come t'ho inculato. Quanto non te l'aspettavi. E chi te ferma più? Chi cazzo te ferma più? 4-1, Mario. Allora, raga, ce la devo fare. Raga, ultra offensiva. Ci devo provare. Devo provare ad attaccare. Devo provare a rompergli le palle. Perché se tanto mi attacca lui e io rimango indietro, mi devasta. Perché io non ho veramente giocatori per fare niente. Come in questo caso qua. Io, mi dite, cosa mi invento qua, ragazzi? Cioè, neanche Fischia e Cazzarola mi ha segnato Messi infermabile. E Ronaldo entra dall'altra parte. Ma io che cosa mi posso inventare qua, raga? Bello! Vai, Pipita! Che gli ha fatto qua, ragazzi, Pipita? Giretto su se stesso e va a segnare il 5-2. Ragazzi, io più di questo veramente... Io non so che fa. Cioè, quello mi ha fatto a me la stessa cosa e mi ha segnato. Io... Vabbè, dai, ma che cosa stiamo a parlare, raga? Da uno che c'ha un culo... Cioè, da uno, ragazzi, che riesce a creare l'azioni da dei rimpalli assurdi. Madonna, quando devi perdere, però, sto gioco è proprio... È riconoscibile a distanza di 100 km. Cioè, si è fatto l'autogol, questo. Si è fatto l'autogol, raga! Si è fatto l'autogol, ma che partita scandalosa. Cioè, FIFA, io capisco tutto! Ma dai! Capisco tutto! Ma ogni tiro che mi fai è un gol! Ma sono infermabili sti giocatori! Ma sono infermabili! Ma che schifo! Vai, capisco tutto, ma basta! Sono palesemente kick-off glitch questi, raga. Dai, ragazzi, ma è una vergogna! Ma la mia squadra, ma dove sta? Cioè, sei una pippa! Sei una pippa! Sei una fottutissima pippa! Volevi fare il gol della merda e neanche hai segnato! A porta vuota! Sei una pippa, sei! Ma ringrazia il gioco, ringrazia che c'è una squadra nettamente più scarsa della tua! Mamma mia, bello! 7-4. Cioè, ragazzi, questo veramente con una squadra leggermente superiore che il gioco non l'aiutava in un modo incredibile, veramente gli crepavo le chiappe. Ma veramente, raga, in un modo... Non è che dici le crepi tanto per... Mamma mia... No, vabbè. Dai! Dai, FIFA, sei una merda! Sei una merda! Madonna, 7-5, raga, con tutto il lag. Madonna, ti crepavo le chiappe! Ti crepavo le chiappe! Te le crepavo in 400 pezzi, proprio! Mamma mia come te le crepavo. Mamma mia come te le crepavo. Che tristezza aver perso sta partita con questo, raga. Ma non per cattiveria, perché veramente questo, raga, è uno scandalo. Mi ha fatto veramente ogni tiro un gol. Sta partita proprio contro. Poi l'ultima inizia a laggare pure. Oltretutto l'ho pure segnato. Ho preso il palo. Mamma mia che io potevo fare questo, ragazzi. Peccato, raga, peccato. Ce l'apriamo. Signori, questo video è giunto al termine. Io ovviamente comunque spero vi sia piaciuto lo stesso. Mi raccomando, lasciate sempre un bel pollice in su, commentate, condividete, passate già Facebook e Instagram, trovate i link nella descrizione. Mi raccomando, cliccate sulla campanella per ricevere sempre le feed e non perdervi nessun mio video. Mi raccomando, spolliciate. Scrivetemi qua sotto altre challenge che volete, o troviamo anche un top player. Vediamo un attimino dentro questo pacchetto, ragazzi. Troviamo un top player, ci dà argentino COC, ci dà un Banega del cacchio che non serve a niente. Almeno potevi darmi un 85-86 giusto per godere un pochettino. Mi apro questo premium e noi, ragazzi, ci vediamo con un prossimo appuntamento qua domani ore 14 e 19. Mi raccomando, non ve ne andate. Al prossimo video. Ciao, ragazzuoli.